Ciao, oggi andiamo a realizzare 25 bellissimi lavoretti di Halloween. Partiamo subito con 5 personaggi da realizzare: la zucchetta, il mostro, la mummia, il pipistrello e anche la civetta. Andiamo a creare la nostra zucca colorata. Per prima cosa prendiamo un rotolo di cartone e andiamo a tagliarlo proprio sulla metà. Con le mani andiamo a piegarlo da un lato ed anche dall'altro in modo da creare una piccola croce proprio nel mezzo. Andiamo poi a inserire uno scovolino e la zucca è pronta. Il secondo personaggio è il tubo mostro. Per crearlo andiamo a colorare tutto un tubo di verde e poi gli facciamo i capelli. Andiamo ad aggiungere naso e bocca e infine gli occhietti ballerini. Tubo mummia. Andiamo ad avvolgere con la carta crespa tutto il tubo di carta igienica e poi andiamo ad incollare gli occhietti ballerini. Facciamo poi il terzo personaggio che è il pipistrello. Prima lo coloriamo tutto di nero il nostro tubo e poi andiamo a piegare il sopra e il sotto per creare appunto le punte delle orecchie e la base. Andiamo ad aggiungere un cartoncino in cui andiamo a creare le ali del pipistrello e le incolliamo nel retro. Per il quinto personaggio, che è la civetta, andiamo a prendere delle piume coloratissime. Coloriamo prima il nostro tubo di cartone di rosa e poi andiamo ad aggiungere le nostre ali colorate fatte con le piume. Aggiungiamo poi gli occhietti ballerini, il naso e schiacciamo il tubo di cartone nella parte superiore. Non è Halloween se non abbiamo una casa sfregata. Per crearla usiamo una scatola di cartone e dei tubi. Prima andiamo a colorare tutti i nostri tubi di nero, così anche la scatola. Poi andiamo a fare dei fori proprio per fare le finestre e in questi fori andremo a mettere della carta velina e poi andiamo a creare anche dei coni da mettere proprio sopra i tubi. Per fare dei fantasmini velocissimi basta batuffolo di cotone e del cartoncino nero. Per i prossimi lavoretti servono solo delle foglie. Faremo infatti una foglia mostro, una foglia fantasma e una foglia zucca. Basta un po' di colore e la foglia si colora in un attimo. Per decorare la cameretta, le decorazioni più veloci sono quelle degli occhi mostruosi. Basta ritagliare dal cartoncino o dalla carta colorata degli occhi grandissimi, quindi dei cerchi, e fare prima il cerchio colorato, poi il cerchio bianco e il cerchio nero. Si incollano nel mezzo e poi si appendono in cameretta. Se volete fare un mostro di Halloween, non c'è niente di meglio che usare una scatola delle uova. Basta colorarla al di fuori di nero, all'interno di rosso e poi aggiungere denti aguzzi fatti con la carta bianca e poi occhietti e ballerini ed infine una lunga lingua rossa. Se avete delle pigne in casa possiamo fare il ragno. Basta incollare degli scovolini proprio sulla pigna in modo da creare tante piccole zampette e poi aggiungiamo un paio di occhietti e ballerini. La prossima creatura di Halloween è lo scheletro. Per crearlo basta un cartoncino nero e della pasta. Appoggiate la pasta sul cartoncino e create il vostro scheletro personalizzato. La scopa della strega si fa con un bastoncino e della raffia colorata di giallo. Legate la raffia, il bastoncino e la scopa è già pronta. Con un piatto di carta possiamo fare la civetta colorata. Prima colorate il piatto tutto di nero e poi aggiungete dei dettagli fatti con la carta colorata. La zucca vuota è una decorazione perfetta per la casa. Per crearla basterà ritagliare dei rettangoli di cartoncino, forarli sopra e sotto e poi unirli con uno scovolino verde. Se avete una zucchetta vera, coloratela di nero, aggiungete due orecchie a punta,
un asino fatto con pompon bianco e delle baffette fatte con il cartoncino e verrà fuori un bel gattino di Halloween. Per creare una zucchetta velocissima possiamo farla con del cartoncino colorato di arancione. Andiamo prima a piegare la carta a ventaglio e poi la uniamo insieme con un punto di cucitrice e uno scovolino di ciniglia verde. Il fantasmino a spirale si crea con un foglio di carta. Prima si ritaglia un cerchio, poi dopo lo si ritaglia a spirale e gli si fa alla fine occhietti e bocca. Strega, mostro e zucca si possono fare anche con le mani. Prima di tutto andiamo a creare la sagoma delle nostre mani sul cartoncino. Per fare la strega e per fare la zucca bisogna avere la mano aperta, per fare il mostro invece useremo la mano chiusa. Creiamo la nostra sagoma, andiamo a ritagliarla e poi la decoriamo. Anche i sassi possono esserci d'aiuto per fare i nostri lavoretti di Halloween. Basta infatti un sassolino, si può colorare di arancione per fare proprio una zucchetta e poi si fa il picciolo nel mezzo con il colore verde. L'ultima idea di Halloween si può anche mangiare, sono infatti le pere fantasma. Dobbiamo però farci aiutare da un adulto per sbucciarle e per intagliarle. Prima si toglie tutta la buccia, poi si fa l'intaglio della bocca e infine si inseriscono i due occhietti fatti con i chiodi di garofano. Ed eccoci arrivati alla fine. Spero che questi lavoretti vi siano piaciuti, scrivete nei commenti quello che vi è piaciuto di più. Io vi saluto e vi ringrazio e vi do l'appuntamento con un prossimo video. A presto, ciao!